Sulla prima pagina del calendario L'Aquila 2011, 12 scatti e 12 storie per una città, alcuni versi estratti dalla cronaca aquilana di Buccio di Ranallo. La città facciamo bella che nulla nel regno si paragoni ad essa. L'Aquila immersa tra il sogno e la ricostruzione, questo è il senso profondo legato non solo alla realizzazione del calendario, ma soprattutto al senso di una storia che ritorna. Il calendario promosso dall'assessorato alle politiche sociali dell'Aquila e dall'associazione culturale Centro Studi per il Progresso è stato ideato e realizzato da Giancarlo Iannucci. Tema portante è la rinascita di una città che a 22 mesi dal terremoto passa anche attraverso le biografie delle persone semplici, che ogni giorno sognano il futuro cercando di andare oltre quella data e che lo fanno con la forza del lavoro e del proprio coraggio. 12 le persone scelte, che con le loro testimonianze accompagnano tutto il 2011, storie di vita quotidiana che dimostrano la resistenza del popolo aquilano, che con fierezza e dignità combatte per la sua città, per il lavoro e per la dignità. È un calendario che non vuole immortalare spazi fisici come altri, monumenti o macerie o gesti di eroismo. No, noi vogliamo focalizzare l'attenzione sull'eroismo quotidiano, quello semplice di chi ce la sta mettendo tutta. 12 storie per 12 spaccati diversi di vita quotidiana, un calendario che immortala quella città vera, la città della gente, che vive di problemi, di idee, di passato e soprattutto di futuro. Persone che hanno scelto di rimboccarsi le maniche e scrivere così un'altra pagina di storia, restando qui, in questo luogo, magari riaprendo una bancarella oppure rialzando la saracinesca nel centro storico, con fierezza e coraggio. È possibile trovare copie gratuite del calendario presso la sede temporanea del Comune dell'Aquila, Villa Gioia. Dare un messaggio di speranza a tutta la comunità aquilana che ha vissuto sì dei momenti difficili, continua sicuramente a viverli, però appunto ecco con degli ingredienti quali ottimismo e voglia e volontà di rivedere in piedi la nostra città, sicuramente possiamo guardare al futuro con ottimismo.